Start your computations. Oggi voglio mostrarvi come preparare il matcha latte in quattro modi diversi. Partiamo dalla base. Utilizzare mezzo cucchiaino di tè matcha in polvere. Aggiungere poi dell'acqua calda che non sia bollente, circa 100-150 ml. Mischiate bene, non necessariamente con questo strumento specifico, potete utilizzare anche una normale frusta o un frullino di quelli che si utilizzano per fare il cappuccino. Preparate poi da parte del latte caldo, 200-250 ml. Se volete potete anche montarne una parte, fare così della bella schiuma. Aggiungete poi il tè matcha al latte caldo. Questa ricetta è perfetta se non vi piace l'amaro del matcha. Scaldate in un pentolino circa 200-250 ml di latte a vostro piacimento. Aggiungete poi un cucchiaino di sciroppo d'acero. Mischiate bene i due ingredienti. Trasferite poi in un bicchiere o in una tazza e aggiungete infine il matcha. Questa è una delle mie ricette preferite ed è anche la più golosa. In un pentolino scaldate circa 150 ml di latte, a cui aggiungete poi circa 30 g di cioccolato bianco. A questo punto trasferite in un bicchiere o in una tazza e aggiungete il tè matcha. Ciliegina sulla torta, un po' di panna montata. Ultima ricetta per oggi, il dalgona matcha latte. Preparate a parte circa un cucchiaino di tè verde matcha e 1-2 cucchiaini a seconda dei gusti di zucchero. Aggiungete poi 1-2 cucchiai d'acqua calda. Per creare la crema del dalgona è necessario o un albume d'uovo o dell'acqua fava. Montate e aggiungete poi il composto di matcha, zucchero e acqua. Continuate a montare fino a ottenere la consistenza che desiderate. Versate del latte freddo, possibilmente appena uscito dal frigo, o potete aggiungerci del ghiaccio, in un bicchiere o in una tazza. Aggiungete infine la spuma di matcha. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia di ispirazione e ci vediamo alla prossima.